Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Nella Lingua dei Segni. Aggiudicate dai comuni le gare per la gestione dei parcheggi a pagamento. Questa estate nelle marine di San Veromilis a gestire i parcheggi a pagamento sarà la società Ried. Gli uffici comunali hanno provveduto all'aggiudicazione delle rispettive gare. A San Vero gli stalli blu saranno a Puzzu Idu, Sanea Scoada, Samesa Longa e Samarigosa. I parcheggi partiranno da questo fine settimana, fino al mese di settembre, poiché la società sta installando le colonnine per il pagamento della sosta. Novità della stagione è uno spazio riservato a camper e van a Samarigosa con la possibilità di carico e scarico delle acque, i servizi igienici e le docce. Per il momento, stalli blu soltanto a Santa Caterina di Pittinuri e Sarchittu e non a Torre del Pozzo. La sosta a pagamento dovrebbe partire tra il weekend e l'inizio della prossima settimana. Con l'avvio dei parcheggi a pagamento sarà nuovamente utilizzabile lo scivolo di alaggio di Santa Caterina, recentemente interessato da lavori di manutenzione straordinaria. Villanova Monteleone, al via l'anteprima di Kenamos in Carrela. Ha preso il via e l'anteprima di Kenamos in Carrela. Due giornate all'insegna delle tradizioni, tra cibo, artigianato e folklore. La prima serata ha messo a confronto allevatori e produttori, due attori fondamentali della produzione delle carni, tra i quali aprire un canale di discussione per mettere in campo una filiera corta di qualità che, dalle campagne, possa raggiungere il consumatore senza passare per la grande distribuzione. Grandi protagoniste della serata conclusiva sono state le maschere del Carnevale Sardo. Hanno quindi sfilato per le strade del paese, producendo curiosità e stupore attraverso le loro cadenze, i suoni dei campanacci e i loro riti ancestrali. Altro grande protagonista è stato il menù gastronomico. Oltre alla mostra dei tappeti artigianali, è stata molto apprezzata anche la mostra di strumenti musicali antichi. Il prossimo appuntamento di Kenamos in Carrela si svolgerà tra il 7 e il 9 agosto con gli eventi conclusivi della manifestazione che troveranno il clou nella grande cena all'aperto lungo le strade di Villanova. Per i reati informatici, firmato protocollo d'intesa Camera di Commercio, Polizia di Stato. Nel 2022 il 67% delle imprese ha rilevato la presenza di tentativi di attacco. Il 14% di questi attacchi ha avuto conseguenze gravi in termini di interruzioni di servizio o di impatti negativi sulla reputazione dell'impresa. È quanto emerso nel corso dell'incontro organizzato dalla Camera di Commercio di Cagliari Oristano per illustrare la convenzione siglata con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale Sardegna. Tra i punti oggetto dell'accordo è prevista la condivisione e l'analisi di informazioni idonee a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti in pregiudizio delle infrastrutture critiche informatiche della Camera, di la segnalazione di emergenze relative a vulnerabilità, minacce ed incidenti in danno della regolarità dei servizi di comunicazione. Oggi la cybersicurezza non può essere trascurata, soprattutto dopo che abbiamo tanto lavorato in questi anni per la digitalizzazione delle imprese, ha sottolineato il presidente dell'ente camerale, Maurizio De Pascal,
Il protocollo mira a prevenire attacchi informatici alle imprese e a contrastare eventuali intromissioni dei sistemi informatici. I tempi di risposta sono molto importanti, soprattutto quando ci sono dati compromessi o un flusso di denaro che va via velocemente nella rete, ha aggiunto il dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale Sardegna, Francesco Greco. Siamo al campo da padel nell'impianto sportivo di Torre Grande Via Libera, dalla conferenza di servizi alla realizzazione del campo da padel. L'impianto sportivo è gestito dal Tennis Club 70. È stato inoltre previsto un intervento di manutenzione straordinaria dei 5 campi da tennis. Ciò permetterà di utilizzarli anche la notte. La proposta, avvenuta qualche mese fa, di sostituire un campo in terra rossa con un campo da padel è stata degli assessori ai lavori pubblici Simone Prevete e allo sport Antonio Franceschi. La delibera della giunta Sanna, con esito positivo sulla creazione del campo da padel, è avvenuta poiché si è accolta anche la proposta dell'ente gestore, che aveva avanzato delle riserve rispetto agli alti costi di gestione della terra battuta, considerando anche la posizione dei campi in zona marittima e ventilata. I lavori hanno un importo complessivo di 250.000 euro. Fanno parte di un primo stralcio funzionale. Messa a norma a completamento ed ampliamento degli impianti sportivi in gestione al TC 70 Torre Grande. A questi lavori si aggiunge la manutenzione dei restanti campi da tennis, e tutti i campi avranno lo stesso tipo di manto, che permetterà lo svolgimento di tornei nazionali ed internazionali, per i quali sono necessari 4 campi di gioco ed uno di allenamento, con superficie omogenea. Zerfaliù è comunità energetica. Importante progetto del comune di Zerfaliù. L'amministrazione comunale creerà un impianto fotovoltaico che porterà ad avere la bolletta tagliata del quinto. La nuova comunità energetica rinnovabile di Zerfaliù porterebbe a un risparmio di oltre il 20% per i residenti. Il primo passo è stato fatto con l'approvazione del progetto di fattibilità per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella zona degli insediamenti produttivi del paese, che sarà il cuore della futura comunità, la CER. Afferma il sindaco che già nel programma elettorale si era manifestato la volontà di creare una comunità energetica. L'impianto ricoprirà una superficie pari a 3.800 metri quadri della zona artigianale, con un generatore fotovoltaico che sarà in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di tutta la popolazione. Da sottolineare che l'area attualmente non viene utilizzata e avrà l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità e non quello di realizzare profitti finanziari. Il costo totale dell'impianto di produzione si aggira intorno ai 600.000 euro. Si precisa che l'energia prodotta sarà utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo della popolazione e quella in eccedenza potrà essere accumulata e venduta tramite accordi di compravendita con fornitori nazionali. Contributi sociali per i voli. La giunta regionale dà il via libera per i contributi sociali per i voli a tutti i residenti della Sardegna e si estenderà a tutti i cittadini, indipendentemente dalla fascia di età.
Fino a oggi i contributi potevano essere richiesti solo dai giovani fino al 26esimo anno di età e da quelli over 65. Il provvedimento sarà presentato martedì. Questa misura prevede rimborsi percentuali sul costo dei biglietti aerei nelle rotte di collegamento tra aeroporti situati in Sardegna e aeroporti situati all'interno dello spazio economico europeo. L'elemento principale della nuova proposta è l'estensione della misura a tutti i cittadini residenti in Sardegna, indipendentemente dalle fasce d'età. È stato inoltre modificato il sistema di calcolo al fine di incrementare l'entità del rimborso. Venerdì 28 giugno è stata approvata la delibera della Giunta regionale che aggiorna la sperimentazione della misura aiuti a carattere sociale per il trasporto aereo adottata oggi, rendendola più efficace e capillare rispetto al primo periodo di sperimentazione. Nuove tariffe. Tari nel comune di Oristano. Dalla programmazione del Consiglio Comunale di Oristano e dalla Commissione di Bilancio arrivano le nuove tariffe della Tari. Da quest'anno inciderà sulla tassa dei rifiuti, sarà anche il numero di conferimenti annuali del secco. La tariffa della Tari sarà costituita in base a tre parti. Nel caso delle utenze domestiche, per calcolare la prima parte, bisognerà fare riferimento alla superficie dell'abitazione e al numero di componenti del nucleo familiare. La seconda parte della tariffa, invece, prenderà in considerazione soltanto il numero dei componenti del nucleo familiare. Infine, la terza parte della tariffa farà riferimento al numero dei conferimenti del secco. E ci sarà comunque una parte fissa, e per ogni svuotamento aggiuntivo del mastello sarà applicato un costo di 1,60 euro. La riscossione della Tari avverrà in tre rate: prima rata 16 agosto, seconda rata 16 ottobre, terza rata 16 dicembre. Erano presenti alla riunione anche l'assessore al bilancio Luca Faedda e la funzionaria dell'ufficio tributi del comune di Oristano. Questo è tutto, grazie per averci seguito.